tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi raga, mega video haul, ma già ve l'avevo spoilerato sulle mie stories di Instagram. Se non mi seguite, molto male, questo è un ottimo momento per rimediare a ciò. Vi ricordo che giù in info box, come al solito, tutti i link. Questo è il mega shopping di stavolta. Ho messo tutto in questo borsone di NYX per farvi capire quanta roba c'è. Ovviamente raga, come al solito per questi video makeup c'è di tutto, da Primark, Vinted, Shein, di tutto. Direi di iniziare da Bath & Body. C'era una mega promo che in pratica con 20 euro vi portavate a casa due prodotti corpo. Io ovviamente ne ho approfittato per prendere due acque profumate che costano circa 20 euro l'una a prezzo pieno. Una mi è uscita a gratis in pratica. Inizialmente, vi dico la verità, avrei voluto prendere qualcosa della nuova linea. O meglio, nuova linea tra virgolette, perché come sapete da Bath & Body Works ogni anno ripropongono le stesse profumazioni, cambiano il pack. Infatti di questa collezione avevo già una profumazione presa l'anno scorso. Ne ero andata un paio di settimane prima e ne avevo sentita una al cocco che mi aveva fatta volare via. Volevo prenderla in mini size, ce n'erano tipo 3 al cocco, quella era l'unica che però mi piaceva davvero. Ovviamente era l'unica che non aveva la mini size, figuriamoci. Quindi niente, ero andata un po' con l'intento di prendere principalmente quella. Vado e quella è sparita. Chiedo anche alla commessa che mi fa: no, guarda che al cocco c'erano solamente queste due. Aspetta un attimo, ma che... in che senso? No, ce n'era un'altra. Vabbè, fa lo stesso, sparita, non si sa dove sia finita. Quindi ne ho approfittato per riprendere la mia amatissima Warm Vanilla Sugar. Questa è la mia profumazione preferita in assoluto di Bath & Body Works. È una vaniglia calda, sensuale, buonissima, super dolce. Questa, ragazzi, vi piacciono le profumazioni dolci vanigliate? Questa assolutamente. Gira per il negozio. Ho trovato lei raga, era l'edizione natalizia, che infatti non pensavo assolutamente di trovarla a fine giugno. Ebbene sì, era l'unica, l'ultima, unica, lì, era lì che mi stava chiamando. Io ce l'avevo già questa in mini size, però essendo che mi piaceva avevo intenzione comunque di prenderla in full size, quindi ne ho approfittato. Sono passata poi da Primark e ho voluto provare uno shampoo secco. Questo ha 1,50€, gusto tropical, mi piace abbastanza. Sa più che di qualcosa di tropical, cioè in realtà un po' di cocco ce lo sento, però mi ricorda qualcosa di molto caramelloso, tipo quelle profumazioni tipo caramella, un po' gusto chimico, non lo so, a me piacciono. Sono profumazioni un po' particolari, lo so, me ne rendo conto, devono piacere, perché altrimenti o vi piacciono o vi fanno schifo, sono due le cose qua. Io l'avevo comprata per provarla sulle wig, perché sapete che spesso quelle sintetiche sono molto lucide, e ho letto che per togliere la lucidità dalle parrucche lo shampoo secco è pazzesco. Non l'ho ancora provato, ma l'ho provato sui miei capelli. E devo dire la verità, non avevo mai provato uno shampoo secco. Devo dire che non mi sono trovata assolutamente male, non lascio residui bianchi. Sempre da Primark ho preso questi due body scrub. La volta prima ne avevo preso un altro di Lilo & Stitch, al gusto più o meno tipo di cocco, e mi è piaciuto tantissimo, perché sono quegli scrub belli potenti, che magari non vanno fatti sempre. Quella volta ogni tanto che volete fare un bello scrub peso, così sono pazzeschi. Ovviamente non c'era più quello di Lilo & Stitch, quindi ho voluto prendere questi due. Questo Amethyst Body Scrub Coconut and Moonflower, quindi un po' di cocco dovrebbe sapere, e questo in teoria dovrebbe sapere di pesca. Sempre da Primark, pigiamino dei Nirvana. Questo è il sopra e questo è il sotto. Super carino, tutto nero e giallo. Io sinceramente penso che il top lo utilizzerò anche per uscire. Io spesso i top fatti così, dei pigiamini di Primark, li utilizzo come top per uscire, perché sinceramente sono molto 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 bellini. Sempre di Primark, ma non preso da Primark, top di Stranger Things. Anche questo in realtà penso fosse parte di un set di un pigiama. Io ho trovato appunto soltanto il sopra, ma alla fine era quello che mi interessava. Sempre da Vinted ho trovato questo bellissimo crop top dei Black Sabbath. Commentate se li conoscete, vi prego, ditemi che conoscete. E ricollegandoci un attimo al top prima di Stranger Things, raga, pop di Eddie, perché ovviamente potevo io non prendere il pop di Eddie. Io non faccio la collezione dei pop, però, cioè, raga,
Eddie, cioè, di che cosa stiamo parlando? Ovviamente qua dietro ci sono anche tutti gli altri della serie. L'ha preso in preordine e l'ha pagato un pochino di più di quanto avrei pagato solitamente un pop. Ma più che altro, più che il pop in sé, che aveva un prezzo normale, le spedizioni sono state abbastanza... Però dai, ne valsa la pena, è così bellino. Sono stata anche da Coin, ho trovato le Yankee scontate, ho voluto riprendere Crisp Campfire Apples, che ce l'avevo già, mi piace tantissimo. Non è assolutamente, raga, una profumazione estiva, anzi è molto più autunnale-invernale. Sono stata anche in un negozietto cinese e ho voluto prendere questi glitterini, pagati veramente poco, 99 cent entrambi, della Winey, e sembrano super belli. Sono sull'azzurro uno più blu, uno più azzurro, super riflettenti, veramente multicrome, bellissimi. Ed ero andata principalmente in realtà per cercare dei palloncini per il mio compleanno. È a fine agosto, però io preferisco sempre mettermi un pochino avanti, più che altro perché mi è capitato in passato di ritrovarmi all'ultimo e mi sono un po' dovuta accontentare, diciamo. Non ho assolutamente trovato ciò che cercavo, però ho voluto prendere questa, che è tipo una costruzione da fare con vari palloncini, e dovrebbe venire questo pacchetto regalo. Non lo so, mi sembrava carino, visto che vorrei come tema rosa e nero. Almeno questi sono rosa, ci stanno. Direi di passare alla parte make-up, perché ovviamente con me non può mai mancare. Sono stata da Sephora e ho voluto riprendere lo Shadow Insurance, il mio primer occhi adoratissimo di Too Faced. Questo però è in un nuovo formato. Io spero che non abbiano cambiato la formulazione. Eccolo qui, non è più in tubetto, ma è fatto così, all'applicatore, tipo correttore. Sono stata anche da NYX e ho voluto riprendere la Lift & Snatch nella colorazione sempre espresso, la mia solita. Passiamo ora a She Glam. Ho voluto provare questo Freck Tint, Freckless, che come sapete vi ho già fatto vedere in uno degli scorsi video haul. Però hanno cambiato sia pack che in teoria formula. Questa è la colorazione Fawn, perché in questa nuova linea hanno aggiunto più colorazioni, cioè quella base classica e poi ce ne sono anche altre. Questa dovrebbe essere un po' più freddina. Raga, mi è arrivato un pacco gigante, tra l'altro sono super contenta, che fortuna che mi è arrivato proprio ora che stavo girando il video haul, perché faremo l'unboxing insieme. Se avete visto il mio ultimo video di Trend Mood, vedete che She Glam è uscita con un nuovissimo fondotinta, lo Skinfluencer, e io ho voluto provare a prendere dei campioncini per vedere un pochino la mia colorazione, nel caso appunto da prendere poi da full size. Su questo non vi dico tanto, perché ve ne parlerò meglio prossima settimana, perché andremo a provare tutti questi prodottini di make up insieme. Quindi mi raccomando, se vi interessano più info riguardo su questi prodottini beauty, non perdetevi il video di prossima settimana. Dalla collezione Picnic ho voluto prendere questo blushino Rose Meadow. Se vi ricordate, avevo già Afternoon Peach, questa è un'altra colorazione, anche questa come Afternoon Peach profuma tantissimo. Palettina, finalmente mi sono ricordata in questo haul di metterla nel carrello, perché ogni volta mi dimenticavo. E sto parlando della Leo Palette, della collezione dei segni di She Glam. Anche questa prossima settimana. Sapete che io amo tantissimo gli olietti labbra, tutte quelle cosine lì, e di She Glam ne avevo già provati alcuni, che io avevo già fatto anche vedere in passato. A sto giro ho voluto prendere il cestino da Picnic con dentro il trio dei nuovi lip oil. Sto ovviamente parlando di loro. La prima differenza che ho notato rispetto ai classici è che questi, raga, non so se rende, ma sono super liquidi. Sono veramente liquidissimi rispetto agli altri. Questo è il mio preferito in assoluto. È super profumato, sa un sacco di ciliegia. Questi due, non tantissimo. Poi ovviamente li proverò meglio. Questo è l'unico che ha tutti i glitterini, è stupendo. Questo dovrebbe sapere tipo di cioccolata. Io li utilizzo per la skincare e mi trovo sempre benissimo. Mollette, ho provato a prendere questo set di 4 mollette. Sono super particolari, come potete vedere sono tutte molleggiate. E non sono le classiche mollette da mettere quando vi truccate, ma sono molto più adatte per quando magari vi state facendo delle acconciature particolari, o nel mio caso magari anche quando devo acconciare delle parrucche.
zucche, essendo che sono così molleggiate, hanno una presa molto superiore su ciocche anche più grosse di capelli. Poverina, ho voluto prendere questa che già ce l'avevo in versione rosa e trasparente. Questa è nera e vi devo dire che ha lo slide qua che mi piace anche di più di quella rosa, perché quella rosa viene via molto più facilmente. Cerchettino, sapete che mi piacciono tutte le cose con i fiocchetti, e niente, ho voluto provare questo qui, sembra molto carino, non so quanto possa starci con questa acconciatura, ma forse neanche troppo male. Anche questo ovviamente l'ho pensato magari su un look un po' stile pin up. Ultimo prodottino per quanto riguarda Shein, ma assolutamente non per importanza, perché anzi direi che ho fatto l'ordine per questo prodottino, e sto parlando di una cosa che sto utilizzando in questo momento, ovvero faretti, e spero sì che io riuscirò a farveli vedere bene. Non sono alti al massimo perché il cavalletto si alza ancora di più, ovviamente il set arriva tutto luce, cavalletto e gelatine, raga. Ne ho presi due, e la cosa bella, potete cambiarci anche il colore, no? Questo lo vedete più opaco di questo, perché semplicemente perché questo ha ancora su il film protettivo. Comunque le gelatine che vi arrivano per ogni faretto sono queste quattro, blu, rossa, gialla e verde. In realtà non so quanto possa rendere in questo momento, sì, forse si vede che sono diventata più fredda da questa parte, c'è comunque luce nella stanza, quindi ok. Penso che rendano molto di più, ovviamente al buio, e il fatto che siano colorate mi interessa di più in realtà per foto, magari più che video. Tra l'altro questi faretti sono fatti veramente bene, e hanno anche l'aggancio per la fotocamera, potete scegliere se attaccarli al tripod, sia verticalmente che orizzontalmente. Si può impostare luce calda, fredda o neutra, e si può anche regolare l'intensità. Bene raga, direi di passare all'ultimo prodottino, unboxing in diretta. Sono super in hype, raga, perché io questa cosa non l'ho mai vista dal vivo, quindi sì, cioè, la vedrò per la prima volta qui con voi. Vi dico già che è una cosa che magari da me vi potrà sembrare un po' strano, ma poi vi spiego tutto. Ecco qui, raga, la scatola. Già potete magari intuire qualcosa. Apriamo così. Ancora non si vede niente. Ci sono tutte le veline. Ovviamente si tratta di un paio di scarpe, ma penso che si sia intuito. Oh mio Dio. No, 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 raga, le amo tantissimo, le amo, raga, tantissimo. Sono... wow, sono stupende, io spero che mi vadano. Raga, sono bellissime. Allora, un attimo. Lo so, da me possono sembrarvi strane, perché comunque siete abituati che vi faccio vedere demonia, comunque scarpe super particolari, platform. Adidas, questo è il mio primissimo paio di Adidas. Sapete raga che io ho un amore infinito per gli anni 80, soprattutto per rock e heavy metal di quel periodo. Amo anche vestirmi con quegli stili, e queste scarpe raga su un outfit heavy metal sono proprio la ciliegina. Ok raga, magari vi dico un attimo qualche informazione tecnica sulla scarpa. Questa è la Forum 84 High, perché appunto è la versione quella più alta, ci sono anche più basse, ma sia un po' per mio gusto personale, sia perché come stile, cioè, ci sta molto di più questa, ho voluto prenderla alta. Sono in realtà il classico modello delle Forum di Adidas, infatti ero andata anche in negozio, ma questo modello preciso non ce l'aveva nessuno nei negozi fisici, sono andata a Milano, quindi immaginate, non ce l'ha nessuno, e ho provato per vedere un attimino il numero, perché questo è un fit uomo, quindi volevo un attimo capire se c'era differenza, se potevo prendere il mio solito numero, eccetera, perché come vi stavo dicendo, non ho mai preso un paio di Adidas, quindi non sapevo assolutamente come orientarmi, no? Avevo provato la classica Forum High, quella bianca e nera, e vi dico la verità, se nel caso non avessi mai trovato queste, avrei preso quella, perché comunque mi piaceva un sacco. Questa è nella versione panna e rossa. Le ho prese dal sito BSTN, che da quello che ho capito dovrebbe essere un sito tedesco, non lo so, comunque le ho trovate lì, le ho trovate anche scontate. C'erano veramente pochissimi pezzi, tipo questo... era l'ultimo numero, per intenderci, stanno diventando veramente difficili da reperire. E come stavo dicendo prima, si rifà tantissimo appunto al classico modello della Forum di Adidas, però questa è la versione che riprende gli anni 80. Quindi nulla, fatemi sapere qual è stato il vostro prodottino preferito di tutto LOL. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video, e noi ci vediamo prossima settimana col video make up. Ciao!